Sei pronto? Prontissimo, Parliamo. pronto, 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 pronto? pronto. Pronto, 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 ma fa freddo. Ecco, appunto. Vogliamo parlare di tutte le partite della Serie A della quindicesima giornata? Certo, direi che è il momento del processo, ragazzi. Assolutamente sì, quindi diamo il via alla sigla. Ci vediamo tra poco, bene. Don't believe me, just watch. Come sempre peggio, madonna. Mamma, qualche giorno Ciao casco dalla ragazzi, sedia, ciao a qualche giorno. tutti, ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati. Ben ritrovati anche da me. No, di solito dici qualche altra cosa, quindi ero No, 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 pronto. no, no. Vabbè, bella a tutti anche da Gabone. Siamo tornati con questo nuovo video. Parliamo di tutte le partite che si sono giocate in questa quindicesima giornata di Serie A. E cominciamo da Napoli-Inter. Napoli-Inter che ha aperto il turno venerdì, mi sembra, venerdì sera addirittura. Venerdì sera addirittura. Venerdì sera. Che bello schiaffo che ha preso, che brutto schiaffo che ha preso l'Inter, che bello schiaffo che ha dato il Napoli all'Inter. Sì, parlando della partita proprio in generale, molto brevemente, Napoli ci ha avuto una superiorità impressionante, in 5 minuti è passato in vantaggio le due gol, Zielinski e Hamsik, e poi fa il terzo Insigne, poco da Diciamo aggiungere. che la partita si è decisa un po' sulle occasioni, perché alla fine l'Inter qualcosa lo ha fatto vedere, qualche tiro in porta l'ha fatto. No, ma infatti. Reina è stato un grande portiere a sto giro. Esatto, poi come abbiamo già accennato nel post partito, infatti vi invitiamo ad andarlo a vedere. Ecco, lo lascio in descrizione. L'Inter ha giocato molto molto bene in attacco, ma in difesa Ha giocato veramente ha male. lasciato troppo troppo spazio al Napoli. Faccio un piccolo excursus, ragazzi. Se volete sapere quello che abbiamo pronosticato, andatevi a guardare il video dei pronostici. Abbiamo indovinato parecchie cose, ma qualcosina qua e là a sto giro l'abbiamo sbagliata. Nessuno ci ha detto che ha vinto la schedina, quindi mi sa che non ha vinta nessuno. No. Però siccome ci avete detto che ogni volta perdiamo troppo tempo a dire quello che abbiamo preso e non preso nei pronostici, è giusto dare più spazio a quelle che sono le partite. Di conseguenza il foglietto lo appoggio. Ragazzi, andate a guardare il video dei pronostici e vedete quello che abbiamo indovinato. Link in Giusto, descrizione, giusto. partita successiva che è la Juve. Juventus che ha giocato sabato 3-1. Raga, la Juventus È tornata ha grande. fornito la prestazione, cioè proprio quella che serviva per battere l'Atalanta, perché se la Juventus non avesse giocato nel modo in cui ha giocato sabato sera, penso che non avrebbe mai e poi mai battuto Tu l'Atalanta. me l'hai detto proprio la settimana scorsa, ma hai detto la sconfitta col Genoa sarà la svolta, così come è successo lo scorso anno, la Juve ritornerà grande e non la fermerà più Io ho nessuno. pensato addirittura che tornasse la difesa a 4, perché vedevo che era No, difesa a invece no. 3, e invece no, ha Lo confermato la sapevo difesa a che io 3. lo sapevo che avrebbe giocato con la difesa a 3, perché sapevo che Chiellini era stato Però se recuperato. non sbaglio ho letto su più di qualche sito di informazione, giornali, eccetera, eccetera, che Pjanic ci ha giocato trequartista. O sbaglio? Non lo so, ma Pjanic ci ha fornito una prestazione super. Questo te lo posso dire per certo, No, no, perché aspetta, aspetta, scusate ragazzi, sto leggendo Eurosport il resoconto della partita. Dice: la Juventus si schiera con una difesa a 4 con Rugani e Chiellini in mezzo. Quindi Pjanic giocherà presumibilmente dietro le punte Higuaín e Mandzukic. Quindi c'avevo ragione pure su questa cosa. La Juventus ha giocato con la Ha difesa a giocato con la 4. difesa qua. Che cazzo di partita se siamo vista noi, io? No, sta cosa mi era sfuggita, ragazzi. Scusatemi, c'ho avuto un piccolo. Come si dice? Che faccia c'hai? Che cazzo ne so, Sei boh. tipo crollato su te stesso. Sì, perché mi ricordavo la difesa a 3, Sì, io pure sinceramente. ero talmente convinto che avesse giocato con la difesa 3. Ah, no, aspetta, mi sono lasciato ingannare Alex Steiner. Ah, Aspetta, che ok. in alcune partite Lo recentemente ha fanno giocato pure da giocare terzo di difesa. E centrale. invece hanno giocato praticamente con la linea 4 e Alexandro faceva il quarto a sinistra, insomma. Vabbè, che comunque ha offeso praticamente per tutta la partita, quindi in realtà quarto difensore era veramente poco, ecco Sì. perché abbiamo detto difesa a 3. Quindi praticamente, come avevo già accennato, immaginavo che la Juventus Sì. avesse dato cioè doveva dare per Ragazzi, forza la ragazzi svolta. miei, ha dato una svolta incredibile. Diciamo la verità, fino adesso la Juve aveva accumulato, esclusa sta partita, 33 punti, Sì. ma non aveva mai convinto alla grande. Tu immaginate adesso che ha ricominciato a giocare da Juve, quello che può combinare. Allora, vediamo se adesso continuerà su questo andamento, perché comunque Vediamo. confermarsi a questi C'è la livelli è Champions, sono difficilissimo. tanti i discorsi, però secondo me, ti dico la verità, potrebbe dire veramente la sua e chiude i discorsi molto Sì, velocemente. Mi perché ha riferisco al fatto. campionato. Sì, no, Andiamo ha avanti fatto. perché Sì, abbiamo sì, sì, sì. fatto il post partita pure di quello, che era Milan-Crotone. Milan Crotone che ha giocato domenica a mezzogiorno e mezza. Milan che non gioca benissimo, ma alla Milan fine che la non porta a gioca bene, casa. ma la porta a casa passa addirittura in svantaggio con gol dei Esatto. Falcinelli. E noi nei pronostici l'avevamo
abbiamo detto che sì. Crotone segnava. Esatto. Abbiamo detto pure che segnava la Padula e ha segnato pure quello. Ha segnato anche la Padula, che infatti ha segnato a 5 minuti dalla fine, nel tempo regolamentare. E quindi vabbè, il Milan che gioca non benissimo, ma porta a casa 3 punti importanti, perché rimane seconda in classifica appaiata con la Roma. E la prossima settimana, cioè questa c'è settimana, lo scontro diretto. C'è lo scontro diretto con la Roma. Giocheranno lunedì. Se vedranno veramente i valori in campo, perché sì, chi riesce a vincere dovrebbe in teoria essere anti-Juve, perché comunque stiamo ancora a meno 4. Sarà una bella battaglia, una bella però scorticata. Tornando alla partita, insomma, il Milan, come dicevamo, non ha giocato per niente bene, insomma, però no. Perché però non ha giocato bene? Perché il Crotone comunque ha offerto una buonissima prestazione, soprattutto nel primo tempo, nei primi 45 minuti ha giocato molto molto bene. Sono d'accordo, l'ha messo sotto. Andiamo avanti con la prossima, perché se no famo sempre video di 3 giorni esatto, e mezzo. Esatto, ci abbiamo Pescara-Cagliari, che è finita 1-1. E il Cagliari che passa in vantaggio con un gol di Borriello, anche molto molto bello, che avevamo pronosticato. Già vedevo che facevi non aggiungo gesti. Altro. E poi il Pescara riesce a pareggiare. E alla fine devo dire che comunque vabbè, pure il Pescara non è che ha giocato malissimo, forse qualcosina in più il Cagliari, ma abbiamo detto pure col Caprari. Bravo, no, infatti quello che stavo per aggiungere, ha segnato Caprari al 90° minuto, e che avevamo pronosticato pure quello come marcatore. Un 1-1 che non accontenta nessuno o accontenta tutti, dipende dalle ambizioni delle due squadre, ma penso che in questo caso le accontenta tutte e due. Esatto. Sampdoria-Torino. Samp-Torino 2-0, Barrete e Schick che fanno... È proprio Schick comunque. Schick, mamma mia. Io t'ho sempre detto dalla prima volta che la Sampdoria era schierata. È vero, tu me l'hai detto. Me l'hai quando hanno detto. Giocato con la Juve, che tu mi hai detto, ma non giocano Quagliarella e Muriel. Ma chi è sto Schick? Ma chi è sto Schick? Io ti ho detto, scommette che ha buttato dentro. Questo è un bel gioco. Io l'avevo già visto, l'avevo già monitorato. E ragazzi, ha segnato il nostro giro. Non lo conoscevo, e comunque si sta. Comunque, ragazzi, si Torino, sta facendo conoscere. Torino battuta d'arresto. Battuta d'arresto che sinceramente non mi aspettavo, perché la in vedevo. In parte neanche io. Però, che ti avevo detto io? Che molto probabilmente la Samp in casa infame la poteva infame. Fare una prestazione super. Sì. Va bene così. Sassuolo, Empoli, finalmente il Sassuolo, che cosa fa? Prende una boccata d'ossigeno proprio, ragazzi, perché sale a 17 punti, si allontana un attimo dalla zona calda della classifica. E quindi... Anche perché se merita posizioni ben più alte, secondo me, di quelle in cui sta per in questo momento. Per quello che ha fatto vedere, sì, soprattutto all'inizio stagione, Sassuolo stava andando benissimo. Sì, benissimo. Ma poi pure la sfortuna dell'Europa League, un paio di partite l'ha pareggiate a culo. Tanti infortuni, devo dire, per il Sassuolo. Assolutamente, sì, che però... è quello il problema. Bella prestazione, l'Empoli ha fatto 0 gol, ragazzi, quindi tirate voi le somme. L'Empoli che continua a non segnare, ha segnato solamente in 3 gare di Serie A, se non mi sbaglio, sembra su 15 giocate, quindi mi sembra di sì. 3-0 che ci poteva stare, ce lo potevamo anche aspettare. Assolutamente. Vai turno con la delle 15, eccola qua, ragazzi, Lazio 0 Roma 2. Questo è stato sicuramente il big match di giornata, al derby di Roma. E qua te fermo. Abbiamo fatto la live reaction, link in descrizione. Abbiamo fatto il post partita, link ho fatto da solo il post partita, sì. Link in descrizione. Sei dovuto scappare al volo, e di conseguenza, ragazzi miei, che cosa vogliamo dire? Niente. Ha vinto la Roma 2-0. Ci sono state risse, pizze, schiaffi. Quello che pia per culo a quello, cioè, quello che gli risponde a tono, lasciando perdere tutto quello che va al di fuori, esatto, del, al campo. Di fuori del campo. Primo tempo ha giocato meglio la Lazio, anche molto, se in porta non è che ci ha tirato. Ha fatto un ha paio di tiri immobile, ma non nello specchio della porta. Secondo tempo la Roma è uscita fuori la e distanza. Alla fine, cioè, ha vinto la Roma. Ha vinto la Roma, che ha sfruttato gli episodi favorevoli, ovviamente, di Wallace, di Marchetti, che hanno fatto degli errori abbastanza clamorosi, soprattutto quello da Wallace. Assolutamente e sì. E quindi l'ha portata a casa nella maniera in cui ci si poteva aspettare porta a casa un derby, perché comunque è difficile sugli giocare errori. Sì, sugli errori della Lazio abbiamo vinto. È difficile giocare bene una partita così sentita. Probabilmente quindi, sarebbe finita 0-0. Se non ci fossero stati quei due errori, sarebbe sicuramente anche finita 0-0. Anche se il colpo di testa di Dzeko, là Marchetti ha fatto un miracolo. Quella cioè... è stata l'unica occasione, infatti, della partita, veramente nitida della partita, sia da una parte che dall'altra, perché comunque, come ho detto prima, sì, le occasioni sì. che hanno portato poi ai gol della Roma sono stati degli errori degli avversari. Ok, vai avanti. Poi ci abbiamo Fiorentina 2 Palermo 1, che hanno giocato domenica alle 20:45. Diciamo che anche su questo abbiamo fatto ho fatto il post partita, quindi mandiamo al link in descrizione. Fiorentina che vince all'ultimo secondo, ma il Palermo partita, nonostante il cambio dell'allenatore ha dimostrato una grande personalità, perché ha giocato molto molto bene. Vabbè, infatti ma Corini è uno proprio cattivo, secondo sì. me l'allenatore è giusto per il Palermo, potrebbe risollevare le sorti del ma Palermo. Ti dico la verità, con Zamparini dura 3 settimane. Spero di no con perché Zamparini... veramente
allora pure De Zerbi merita, perché Zamparini sarebbe capace di esonerare, scusate, pure Mourinho. Dovesse riuscire a piare Mourinho al Palermo, quello dopo tre giorni lo esonera. Lo manda non diciamo altro, vai avanti. Sì, sì, andiamo avanti. Poi abbiamo le partite di lunedì. La noia più totale per la partita, la cioè, prima. In due partite c'è stato un solo gol segnato, tra l'altro all'ultimo minuto del gioco disponibile. Partiamo con Chievo-Genoa. Chievo-Genoa, però, rigore 0-0. Sbagliato dal Chievo. Sì. E poi il nulla. Quindi io andrei direttamente all'altra partita, perché c'è sta poco da commentare. Sì, perché purtroppo ogni tanto col Chievo queste partite escono sempre, soprattutto quando gioca in casa con squadre dello stesso livello. Può succedere. Le blocca, cioè punta proprio a bloccare il gioco degli avversari. E quindi se segnava sul rigore vincevo 1-0 comunque. Te voglio di niente. Sì, sì, vabbè, quelle però sono occasioni che possono capitare da un momento all'altro. Udinese-Bologna 1-0, un grandissimo gol di Danilo. Anche di questa partita abbiamo fatto il post partita, quindi vi rimandiamo al link. Niente, l'Udinese ha preso 3 punti in una partita un po' particolare, in cui, a dire la verità, diciamo, c'è stata abbastanza noia. Poi negli ultimi minuti l'Udinese, con l'espulsione del giocatore De Pulgar, è uscito fuori e alla fine è riuscito a segnare. Prossimo processo del Gabone, lo possiamo fare sulla Champions League se arrivano almeno 350 like su questo video. Sì. Se arrivano, ragazzi, il processo del Gabone lo facciamo venerdì. Così, partita del martedì, mercoledì, giovedì c'è sta l'Europa League, lo facciamo venerdì. Facciamo tutto venerdì. Champions, sì, Europa, sì, League, sì, tutto, sì, appiccicato. Sì. Va bene così, commentate, mi piace, iscrivetevi, che altro devo dire? Niente, a posto così. Fateci sapere quello che ne pensate, se la Juve vincerà lo scudetto. Più parlate, più ci fa piacere a noi. Vi rispondiamo ai commenti. E vi salutiamo, ragazzi, alla prossima. E bella a tutti. Ciao.